Posti incantevoli come sempre in Liguria, ma forse questa settimana più del solito Sergio Rossi, benvenuti alla ruta di Camogli e a San Rocco. Eh certo. Guardi che meraviglia. Non soltanto San Rocco, non soltanto le alture di Camogli in questa puntata che ci porterà anche sotto i forti di Genova per una vera e propria sorpresa che possiamo già annunciare in tema di cani proprio qui a San Rocco, dove il 16 di agosto si festeggiano gli amici a quattro zampe, ma ne parleremo più tardi di questo. Ora ci concentriamo su quello che abbiamo davanti agli occhi. Rossi. E come? E qui siamo nel luogo simbolo. Merito di questa signora che si chiama Valeria. Ma soprattutto Sergio Rossi faccia. Un volteggio e si guarda intorno con la primavera in fiore, gli alberi in fiore, un panorama incantevole. Sì, ma secondo lei chi ce l'ha portata qui? Per carità, non è eh, che ci fossero dei problemi. Io lo sapevo che posto era <ride> e sapevo anche di potermi fidare del Valeria. Ma soprattutto perché ha portato me, l'operatore, e soprattutto gli amici e le amiche da casa qui? Perché si parte da qui? Ma perché questa è la patria de, di una delle insalate più conosciute della tradizione genovese che è la caponada o come la definiva. O un frate che ha scritto uno dei tre libri storici della cucina genovese proprio qua dietro, a Capodimonte, la eh, Capon di Galera lo chiamava. Beh, in sostanza. In pieno periodo di quaresima, andando verso la Domenica delle Palme, che citeremo più tardi, siamo perfettamente in stagionalità. Siamo perfettamente in stagionalità per due cose. Una sia per il magro, ma la seconda anche perché se questa te la fai qualche ora prima e te la porti dietro, la mangi in qualunque posto. Massimo Fornasieri, il nostro operatore, ti ha seguito passo per passo in maniera artistica nella lavorazione. Che raccontiamo dove? Da dove si parte? Dalla galletta, direi. Bisogna romperla a pezzi con le mani o col cucchiaio come riesci e poi basta aggiungere un pochino di aceto e se hai fretta anche un pochino d'acqua perché aiuta la galletta ad ammorbidirla eh, questo si, bisogna spiegarlo bene per perché Valeria ci diceva se io la faccio per lasciarla lì non ci metto l'acqua perché si ammorbidisce stando lì un'ora o due ore se io la faccio perché devo servirla alla svelta allora inumidisco prima la galletta perché il vero pregio della galletta è essere asciutta perché, soprattutto quando serviva per quello che doveva servire, cioè per essere portata in mare, la garanzia di essere particolarmente asciutta era quella che faceva sì che non, non la muffisse, non andasse a male e doveva durare settimane e settimane a bordo. Intanto, siamo nel tempio della galletta che abbiamo trovato Siamo nel per tempio per della galletta scontato. perché Maccarini è il posto dove si fanno. Le gallette fra le migliori del creato. Quando si dice galletta, Rossi, cosa intinghiamo? Per... La galletta è, diciamo così, una focaccetta, a forma di focaccetta asciutta, fatta di acqua e farina, e deve essere molto, molto, molto asciutta. Le caratteristiche nei secoli della galletta che si leggono a tutte le parti sono di essere conservabile, quindi bella asciutta. Poi c'è il biscotto, che è l'alternativa, che sarebbe il biscotto... Come noi vediamo oggi fatto tipo il lagaccio, però non senza dolce, che viene cotto due volte. Quindi, una prima volta è cotto a forma di pane, la seconda è asciugato perché diventi secchissimo e quindi essere usato così. Riprendiamo il filo, Valeria, ti abbiamo interrotto da Si parte dalla galletta. Si parte dalla galletta, quindi, una volta che è rotta nella ciotola, si mettono i pomodori, che sono quelli più acquosi e sono quelli che aiutano di più a bagnare questo pane. E quindi si passa al tonno e tonno sotto olio, un po' sbriciolato anche, lo, anche lui, eh, quindi le acciughe, i filetti di acciuga eh, salati e poi direi la cipolla rossa tagliata molto fine, a chi non piace la può lasciare da parte e le olive fondamentali, eh, origano, olio e a sto punto chi ce l'ha può mettere il musciame di tonno. Perché quello è proprio la ciliegina sulla torta. Se lo troviamo dove Rossi? Ma si trova di solito direi nelle salumerie. Si trova. bisogna soltanto magari eh, avere l'accortezza di sapere che sia un posto dove se ne smercia tanto. Perché è, è importante che sia bello fresco. Visto ecco. che mi ha dato la deroga, a chi non piace la cipolla, se ne può fare a meno. No. Ma guardi, eh, io ci tengo a dire che Valeria ci raccontava, come sappiamo, che questa è soggetta a decine di variabili. Sì. Cioè, se lei nella sua famiglia, la sua bambina, non piace il pomodoro, la può fare senza pomodoro. Se non le piace alla bambina, non piace o a qualcuno non piace l'acciuga, può farla come vuole. Quindi non esiste una ricetta. Che deve essere per forza quella. Esistono tante ricette che ciascuno, diciamo, addomestica a, a suo modo. Però immagino che le acciughe siano quel qui in più, no? Sì, tenga conto che qui noi, mi ricordo un po' di anni fa con un'amica, una giornalista molto brava genovese, Ornella D'Alessio, discutendo del fatto che a metà via. Di, di questa camminata che si fa da qui verso la Punta Chiappa, c'è cioè l'abbazia la, la, dove il padre delle Piane aveva scritto questo libro nel quale parlava di Capon di Galera, un libro di cucina, lo strettissimo magro. E dicevamo, questa strada sembra proprio la via della Caponada, perché tu parti da qui dove fa la migliore galletta, poi scendi giù. Lungo la via a volte trovi le olive naturalmente, trovi l'origano selvatico, trovi da qualche parte ancora i capperi arrampicati sui muri. Di sotto c'hai la tonnarella e quindi ti viene subito in mente sia il musciame di tonno, sia il discorso delle acciughe. Quindi tutto praticamente trovi qua attorno e tutti gli ingredienti necessari a fare un piatto che è proprio qui a una delle case madri. E quanto può rimanere conservato, quanto resta buono? Ma lo lasci in frigo, a parte che comunque è buona se riposa un po' un paio d'ore magari ci vogliono e la puoi anche mangiare il giorno dopo, non c'è problema. Vedo ancora le olive che forse non abbiamo citato. Sì, sì, le abbiamo citate. Ah, ok. Olive taggiasche ovviamente. Le riguardo... mettiamo col nocciolo. Col nocciolo. Sì, bisogna stare un po' attenti quando si mangiano. Ma, ma le varianti che citavate quali possono essere alternative? Ma non so, ci sono delle varianti moderne dove magari uno può mettere la mozzarella, non c'entra niente, ma la rinfresca. Oppure. Qualcuno so, mette l'uovo sodo, 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 per esempio, sodo, che, bravo, che esatto. qualcuno gli dico, Eh, Ma l'uovo sodo, i capperi, appunto, lei per esempio in questo <ride> non caso li non li, messi, li ha ma... messi. Sì, A me, sì. per esempio, i capperi non sono una cosa che piace tantissimo, la preferirei così. Cioè, Però davvero ci sono decine di varianti. Il sì. caponata da dove arriva? Difficile dirlo, vede che. Lui, il padre delle piane, nel 1890 scrive cappon di galera, che è un po' forse, forse vuol dire cappone fatto sulle galere? Forse. Però non c'è una definizione precisa di, del significato di capponada, come d'altronde di cappon magro. Ci sono delle ipotesi, però. Una definizione puntuale di che cosa significhi non è così semplice. Certamente per le gite fuori porta della primavera, ideale credo. È eccellente, mm -hmm. proprio perché te la puoi portare dietro e, ed è fantastica. Certo, proseguono i lavori qui in altura, in questo contesto straordinario, vi stiamo raccontando la caponada da uno degli angoli più suggestivi del levante genovese, da qui si scende a Camogli oppure si risale. Esatto. Quanto si impiega per arrivare giù da questa mattonata? È all'incirca una mezz'oretta, è la strada diretta per arrivare su a San Rocco e chi arriva in treno prende questa. E, e poi Sergio Rossi qui ci siamo fermati con particolare piacere perché, seppur siamo arrivati qua su nel giorno di chiusura, c'è una bottega. Sì, c'è una bottega che naturalmente oltre a offrire il servizio di bottega... Ha però una produzione propria, al di là che quella delle gallette è conosciuta da tutte le parti e quindi, come sempre, non è una bottega che fa rivendita solo, ma se non avesse la produzione propria è una bottega che probabilmente sarebbe destinata a chiudere. Come si sta in piedi da queste parti? Con le gallette? Sì, con le gallette è una buona fetta, ma anche le focacce comunque sono apprezzate, cioè arrivano apposta. E poi... <ride> Sei in un posto Sei non in un anonimo di fare. è fantastico, arrivi qui, ti mangi la focaccia, la torta, quella roba lì, ti porti a casa un sacchetto di gallette. Certo, cos'altro aggiungere prima di andare a raccontare. Esattamente di fronte rispetto a questa collina un'altra esperienza che parla di fede, di tradizione e di storia? Cosa non abbiamo detto? Ma io penso che questo discorso della via della Caponada, che ripeto condivido con Nella D'Alessio, che mi piace citare, secondo me è una cosa che andrebbe coltivata perché è un'esperienza bellissima che si potrebbe far fare a dei gruppi di persone, fargli fare questa passeggiata nel periodo della tonarella, raccontargli. Che tutto. ricordiamo quale è il periodo della tonarella, cominceranno ora, penso fra poco a metterla giù. Giù. Penso, adesso non mi ricordo se è aprile che la mettono giù, però eh, tutto questo ragionamento nella bella stagione, poi arrivare magari all'apice tornando indietro assaggiandosi una buona caponata sarebbe meraviglioso. Non è male non come idea, non è male. Idea, come... non Quindi, è male. Tutto con Gli alberi in fiore qui, eh, poi se avesse delle idee di farsi dei ravioli, mi pare che le voragini ci, ci sono Cresciuta, e promettono abbastanza. anche bene le albicocche. <ride> Quindi quando è il momento possiamo anche venire a rubare due abicotti, vedo che ci sono. C'è tutto, e qua c'è tutto, cioè ma se tutti. lei guardi che se si guarda intorno qui fa ricette rubando qua e là, guardi quanto a loro. E poi per i pesci si va giù per i pesci giù da sutta, Valeria. Grazie di questa ospitalità e buona bottega anche il caso di dire allora. Grazie, il nostro viaggio continua. Dopo la pausa, a ruta di camogli. In Questa parte di Levante Genovese Sergio Rossi c'è da raccontare anche una storia particolare del crocifisso più pesante della Liguria, ma ancora prima di arrivare davanti a questa vera e propria opera d'arte e opera di fede, contro la rovescia per la Domenica delle Palme. E anche questa è un'arte che va raccontata? Sì, è un'arte che fra l'altro è diventata si è complicata negli anni perché non è sempre facile trovare la materia, prima, oltre naturalmente a saperla lavorare. E allora, intanto spieghiamo dove sono e lo facciamo di... dove siamo e lo facciamo dire eh, a queste signore che si stanno occupando proprio di quest'arte. L'oratorio si chiama come, signora De Santissima Chi ce della Santissima Annunziata della Santissima Annunziata, ancora sulla ruta di Camogli, ma soprattutto Rossi, lei ne sa di quest'arte? No, cioè, nel senso, so. Che bisogna usare questi cuori di palma. So che si fanno, so che ci sono specialisti che dalla Liguria le mandano anche al Papa tutti gli anni, però poi finita lì la mia sapienza. Sappiamo, perché tutti abbiamo negli occhi le immagini della Domenica delle Palme. Che si sta approssimando. Ma da dove si inizia? Dal tagliare i pezzi. della lunghezza giusta, e poi aprire fondo le foglie bene. e intrecciarle. La signora diceva dal fondo. Ogni pezzo tagliamo poi no, quello che ci serve, vede ah, che qui c'è un pezzo grosso, poi logicamente quando arriviamo a un certo punto lasciamo due foglie per, così per, per aiutare un po', per vedere un po' che c'è la palma e si taglia. Lei signora, lì vedo che sta facendo una vera e propria opera d'arte mediamente per fare una palmetta di queste proporzioni che poi vedranno anche gli amici da casa quanto impiegate? 10 minuti 10 minuti. minuti un quarto d'ora se è più lavorata diceva la signora e Rossi, le sue domande in base anche alla difficoltà a cui faceva accenno in apertura? Guardi, io non è che abbia tante domande qui c'è solo da, da imparare basta, nel senso che eh, vedo che usano l'anima di questa, di questa palma e poi piano piano la intrecciano usando le, le foglie laterali. E so, che, so che le signore di un'associazione di Genova che usano sta roba negli ultimi anni hanno avuto qualche difficoltà se non si prende in tempo, se non si prenotano in tempo a trovare le materie prime, perché non è facilissimo. Anche per voi è stato così? Sì, perché le palme sono malate ormai e quindi è difficile trovare il cuore sano. Gli uomini non sono capaci a fare questi lavori? Gli uomini vanno a prenderli, che è già una, una cosa grossa quella lì. Li vanno a prendere? Eh sì, eh, vanno sugli alberi. A vanno sugli alberi? Eh sì, eh, si fanno delle... <ride> Beh, gli uomini però in questa confraternita, grazie signore, grazie anche a questa signora che a favore di telecamera davanti a Massimo Fornasier eh, si è prestata anche per indossare gli abiti tipici di questa realtà, che lo ripetiamo, è la realtà da, della confraternita. Santissima sì. Annunziata Ruta. Abbiamo due testimoni al maschile che invitiamo davanti alla telecamera e li invitiamo in un angolo molto particolare di questa confraternita perché appunto, come si diceva, in avvio di blocco siamo davanti al crocifisso più pesante della Liguria. Che peso ha? Ha 183 kg. Ed è qui da quando? Dal 1982. Da dove arriva? Arriva da Mignanego. Da un privato che costruiva crocifissi. Costruiva più le mazzette, tutto quello che è in metallo. E come si chiamava? Sandro Molinari. Glorioso nome, credo nel mondo dei crocifissi, dei cristesani. In quei tempi, pensi che lui faceva lo spazzino, perciò non era, era un artista, ma faceva lo spazzino, non era uno. Però faceva delle cose che faceva le mazzette è. mentre il crocifisso è stato fabbricato il, creato a Ortisei l'immagine è stata fatta a Ortisei dal nostro Galdier adesso ce ne ci saranno dei parenti ci sarà altra gente certo. ma ce n'è di quel nome lì che fa fanno... quanti, quanti anni fa è stato costruito questo è fatto del, guardi, è le, nella, nella lapide del 78 70... 6, 8 in questa confraternita. Poi avete, oltre a questo crocifisso su cui torneremo a parlare, perché ci racconterete anche le difficoltà nel portarlo fuori. Stiamo vedendo anche delle immagini delle vostre storiche processioni, e quant'altro, avete altri due crocifissi, tre crocifissi. Ne manca uno, tre. ancora. Che eh? uno manca perché, combinazione, l'ultima processione a Reco, a e non l'abbiamo finito. È rimasto Record, in totale 4. Il suo nome è. Crovetto Giovanni. Lei invece è il priore qui. Il priore e sono il fratello, Crovetto Vittorio. Ma siete fratelli, lo scopriamo in diretta. In realtà, ci ma... Non ci assomigliamo, ma siamo fratelli. Detto questo, Sergio Rossi, le sue curiosità, perché è un mondo esattamente come quello delle palme, come tanti altri che raccontiamo ogni settimana, in cui davvero c'è una galassia potenziale da raccontare. Sì, intanto c'è un lavoro artigianale dietro ogni particolare dallo scultore, a chi ha fatto tutti i decori, ma anche a chi ha fatto i decori lungo la croce. Poi con il Signore prima discutevamo, cioè io cercavo di imparare com di come è fatta la croce. La croce in realtà mi diceva che l'anima della croce di legno è quadrata, quindi è un'anima a sezione quadrata in abete, sulla qua eh? in, abete, in abete, sulla quale vengono poi i... diciamo incollati o applicate quattro facce laterali che sono di legno più pregiato e la parte in basso, questa abbiamo visto, anche a me sembra, non so anche a lui, sì. di, che sia di mogano al momento. mogano il piedino, sempre fasciato. L'anima la, arriva in fondo, eh. è tutta di pezzo l'anima, è solo la croce che la sua è tenuta insieme per, perché se no si spaccherebbe, dentro c'è una croce in ferro molto sottile però molto resistente. Chiedo scusi in anticipo dell'assenza di senso pratico e di senso operativo, però per uscire qua come si fa? Eh beh, questo viene smontato tutto a pezzi, eh? anche i okay. canti, viene levato canti, inri, eh, Raggiera, l'angioletto, vede l'angioletto, è applicato. Il gioletto è applicato, tutte queste cose vengono messe sul piazzale quando è organizzato. Possiamo di, anche dirlo: di tiro, scusate, di... lo posso far vedere agli amici a casa sì, che sì. qua dietro hanno un apparato, cassoni. Un apparato di cassoni, ognuno sì. di questi cassoni ospita per esempio questo decoro, quello successivo, e quando lei esce. Naturalmente questa roba qua deve essere il più vuoto possibile perché certo, se pesa già 180 kg è solo per questo crucifisso ecco, posso, dire quello, posso dire quello che voi avete raccontato fuori onda, ovviamente l'elemento della fede è un elemento eh, prioritario e tutto eh, voi fate per la fede, però è anche una vera e propria opera d'arte. Oggi se si costruisse un'opera d'arte del genere non sarebbe sufficiente quale valore economico. E io parlo di, senza esagerare, un 100.000 euro a fare, 100 a fare un fa. 100.000 euro non si fa. E non, e, e cosa, non, ecco, vorrei aggiungere una cosina: che non abbiamo avuto la possibilità di metterci un'altra opera lì a pesa che sarebbe fioco. Sarebbe questo qua è in miniatura. Fiocco, perché per, per un inconveniente non abbiamo potuto metterlo. Però eh, sarebbe... scusa, forse, forse vale la pena di. di... Allora, i fiori, i decori, di che, di che materiale sono fatti? I decori sono tutti in ottone. Ottone tutto e ottone. Anche, anche quelli chiari che sembrano. Tutto ottone, poi viene eh, bagnato, viene dato un bagno in oro o in bagno in argento. Mentre Però invece. Viene bagnato separatamente, tutto quello che vedete, l'argento viene bagnato da una parte. Poi vengono messi insieme, questa era l'opera che faceva Sandro, che le stampava, aveva degli stampi, degli stampi stampava fiori e tutto, poi li faceva bagnare e poi li assemblava. E questi invece è tutto argento, questo? questo? è tutto argento, sono tutti pezzi da, se le, voi li vedete iniziano qua, finiscono qua, sono tutti pezzi da 20 cm, tutti messi, quindi là. Lei capisce che c'è un lavoro di artistico, artigianale che è una roba da non credere. Quello è tutto uno stampo, anche lì. Tutti stampi che viene stampato e poi dopo viene mangiato. E poi nel frattempo, lo faccio leggere a lei, il crocco caratteristico dei Cristesanti, ma oggi ci sono ancora persone, ci sono ancora uomini che riescono a sollevare 183 kg. Sì, 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 non hanno più il potenziale dei de, 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 de vecchi, perché se prima ce n'era uno ora ce ne vogliono due di questi giovani qui, però ce ne ancora tanti perché noi, come le dico, anche qui a Ruta per la festività di San Giovanni Martire, all'ultima domenica di agosto abbiamo portato questo e un altro che è questione di 10 kg di differenza, perciò poi questo qui è un crocifisso che chiama la gente, se lei chiama la gente per portare quello là, tanti le possono dire sono impegnato, non... ma quando c'è questo la gente arriva tutta. Tutti arrivano, tutti amici. Sì, sì, veramente. Vedi, vedi, vedi solo un po' perché magari non lo portano più, ma gli fa piacere vederlo. Qualcosa da aggiungere, Sergio Rossi? No, niente, è che dal vero è veramente gigantesco. Cioè, è gigantesco perché penso che sia... Al, almeno, cioè, è un uomo di due metri quello che viene raffigurato quindi già è veramente strabiliante anche questo è viaggio in Iguria anche questa è la ruta di Camogli peraltro la parrocchia ha avuto la, il completamento del tetto recentemente che per voi è una soddisfazione e poi ne discuteremo nei prossimi minuti però per voi è un'opera importante è un'opera importante perché ci pioveva abbiamo dovuto chiudere la chiesa tenerla chiusa un certo periodo perché cadevano dei pezzi e poi Dopo che è arrivato il parroco nuovo siamo riusciti a fare il tetto. Parroco che conosceremo nella chiesa millenaria della Ruta da qui a qualche istante, grazie davvero di questa opportunità, il nostro viaggio continua. Ad accoglierci a Ruta di Camogli, una giornata straordinaria, Sergio Rossi si faceva cenno davanti al crocifisso della presenza del parroco, lo dicevano i volontari della confraternita, il parroco è qui ad accoglierci all'interno della chiesa millenaria, a poche decine di metri rispetto alla parrocchia, il parroco si chiama Don Davide Casanova. Ed è un vero e proprio paradiso che Sergio Rossi, peraltro, lei ha conosciuto da vicino già diversi decenni fa. Sì, io mi sono sposato qua. E quindi immagino che sia sempre un'emozione particolare, anche se, come abbiamo imparato da lei, il bello resta bello a distanza di anni, di stagioni. Sicuramente sì, è una chiesina che ha un fascino tutto particolare che non ci voglio certo io a, a raccontare o a scoprire. Intanto c'è un primato, c'è un record a livello Ligure per questa chiesa, è una delle tre? Più antiche chiese di Genova, eh, credo che venga battuta solo da Santi Cosma Damiano e da San Siro di Struppa. Affonda le radici nel secolo? Ah, tornando indietro anche nel 1200, è una lapide che era probabilmente custodita molto vicino da qua, è del 490 d.C. E poi in chiesa lei ha mostrato una lapide legata a questa chiesa millenaria, perché? Perché qua vicino c'era un ospitale che era molto vicino, in questo ospitale era sta è stata rinvenuta questa lapide appunto del 490 d.C. di un martire eh, paleocristiano eh, e quindi eh, viene appunto, facciamo la festa di San Giovanni l'ultima domenica del, di agosto eh, ed è un santo proprio nostro e poi è stata trasferita però quando nel 1600 hanno fatto la chiesa nuova è stata trasferita lì in, eh, più custodita che qua. Da cosa è rimasto più colpito lei rossi Ma in generale dal fatto che questa chiesina comunque continui a conservare il suo fascino, il suo aspetto, un po' perché per fortuna è stata preservata con la chiusura. Prima io ricordo che si poteva venire tranquillamente e per chi eh, veniva con buone intenzioni era splendido affacciarsi di lì. Poi purtroppo, eh, come sempre succede nei luoghi così di notte, non si sa bene quali siano le frequentazioni che si addentrano, quindi grazie a Dio hanno fatto. Questa chiusura che almeno preserva la Chiesa e preserva soprattutto tutti gli spazi anche attorno. Messa la domenica mattina? Alle otto e mezza, tranne la prima domenica del mese che si viene fatta in oratorio e poi il mercoledì mattina alle sette e mezza celebriamo messa che è la messa anche più partecipata della settimana. Prima si diceva del nuovo tetto della parrocchia che ha portato i parrocchiani a eh, dire messa insieme al loro parroco proprio qui. Eh sì, quando ho dovuto chiudere la chiesa perché ci pioveva dentro, eh vabbè, usiamo questa, non ci è dispiaciuto più di molto, anche se stava un po' più sullo stretto, però è il nostro gioiello. E quindi... e lei raccontava proprio di una vicinanza sentita nel corpo e nel cuore da parte degli abitanti di Ruta per questa chiesa? Sì, gli abitanti di Ruta credo che abbiano questa chiesa come un genovese può mandare la lanterna. Eh, e qualunque cosa succeda qua dentro io vengo avvisato. Eh, anche se entrasse uno, scavalcasse. Dopo pochissimo, qualcuno mi chiama. Guarda che è scavalcato qualcuno. Questa è una cosa positiva, Rossi. È la forza più grande che ha la chiesa intesa come struttura: cioè. La Chiesa è formata dai fedeli e da comunque chi è attaccato anche ai monumenti che la Chiesa ha lasciato, perché tutti i riti si consumano all'interno dei monumenti. E di conseguenza, se c'è la custodia della gente, se c'è l'attaccamento, automaticamente c'è anche la, la continuazione, il tramandare, perché poi alla fine queste robe qua ci arrivano perché qualcuno, generazioni prima di noi, sono, si sono rimasti sempre attaccati anche ai loro monumenti, non solo alla devozione in sé. C'è la storia, ovviamente, c'è un panorama incredibile, straordinario, ogni dettaglio non è casuale, dal pavimento al tetto, a tutto quello che vediamo intorno a noi. Riguardo ai matrimoni lei eh, di fatto ha voluto valorizzare più l'aspetto locale. Certo, perché non, eh, non si deve fare un commercio di un sacramento, ma anzi prendere l'opportunità, che questa è una chiesa bella, per prendere i nostri ragazzi residenti, mezzi residenti, che comunque vivono questo luogo, per eh, passare del loro, con loro del tempo e formarli bene al matrimonio. Eh, è una calamita, ma va usata in modo pastorale. Quindi, questo per dire che il matrimonio qui nella Chiesa Millenaria è riservato ai residenti di Ruta, di mogli o come dice lei ai mezzi residenti. Sì, io li chiamo mezzi residenti, chi ha la casa qua poi magari ci passa tutti i weekend, tutti i mesi, io li considero mezzi residenti. Certo. Sergio Rossi, qualche altra considerazione guardando anche il verde tutto intorno, guardando appunto a 360 gradi un qualcosa di unico su questo cucuno? Beh, una considerazione è che intanto eh, quando mille anni fa decidevano di fare un, un edificio sacro in un posto, non li sceglievano a caso, perché basta affacciarsi un attimo per capire che meraviglia è, che peraltro vede due Ligurie, la Liguria del mare e la Liguria della montagna, perché poi qua dietro ci sono già dei monti alti. E poi c'è tutta questa idea di... Eh, la chiesa mi pare che sia dedicata a San Michele, San Michele. Arcangelo, quindi c'è questa idea della linea... Di San Michele, una, una linea retta che prenderebbe la sacra di San Michele e per esempio anche mi dicevano l'abbazia di Borzone: quindi c'è proprio questa linea retta che a partire dal nord, non so se credo che dall'Inghilterra o dall qualcosa dall'Irlanda, esatto. arriva in, uh, a Santo Sepolcro. Insomma, quanta storia, quanta fede, ehm, tutto questo è Ruta di Camogli, tutto questo è Viaggio in Liguria. Storicamente, qui un cimitero. Qui si sì, era un cimitero come tutte le chiese antiche eh, ed è il motivo principe perché questo è un luogo sacro e secondo me il motivo principe perché quando io faccio qualcosa qua tutti pregano. Eh, ma veramente anche i bambini, chiunque, anche i matrimoni, eh, li vedi pregare. Con molto rispetto come sempre. Tentiamo di fare, Viaggio in unisce l'aspetto sacro a quello profano. Abbiamo iniziato parlando di cucina, siamo andati avanti parlando di fede con il Crocifisso e poi questa Chiesa. E allora, unendo le due cose, per chi fosse incuriosito, per chi stesse guardando questa puntata e volesse saperne di più su questa Chiesa, volesse venirla a visitare anche all'interno, non soltanto all'esterno, come può fare al di là della messa domenicale? Eh, eh, trovare a contattare il prete, che più andiamo avanti, più è difficile trovare il prete. Ma Quindi sarebbe lei. Il prete Sarei io esatto, e io quando glielo dico alla gente dico: venite alla messa, che è il modo più facile di trovare un prete, e vi faccio vedere la chiesa nel migliore dei momenti. Sergio Rossi, la conclusione: prima di avviarci a un altro racconto straordinario, a qualche chilometro in più rispetto alla ruta di Camogli, ma un qualcosa di imperdibile. Una ragazza straordinaria sul vertice del mondo che sventola e eh, porta a sventolare la bandiera di Liguria, in uno sport poco conosciuto ma imperdibile. State lì perché sta per arrivare. La chiusura. La chiusura qui non c'è niente. E le voglia fare. di risposarsi, attenzione. No, ma non è questione di risposarsi. A me è capitata l'occasione di venire qui perché il posto era un posto meraviglioso che conoscevamo da anni. Io frequentavo Camogli e quindi era inevitabile venire qua. Però è, è veramente un bellissimo posto ed è un peccato questo sì. Ma non è una colpa, è un peccato che non sia aperto più di frequente perché la gente, ma eh, non è che si può dividere, fra l'altro ci diceva che è anche parroco di San Nicolò di Capodimonte, quindi quella famosa eh, abbazia, nella quale che si trova a metà strada a piedi, far punta chiappa e San Rocco. Ma okay. lei ha qualche contatto particolare a farsi dare tutti i posti così brutti? O? Sì, lo eh, Spirito Santo, simpaticissimo. Comunque ha toccato un argomento cioè veramente un mio sogno, trovare volontari per tenerla aperta, perché io, a me sarebbe veramente bello, soprattutto in primavera e in autunno, eh, dare la possibilità di vederla, però mi serve una persona eh, e non è così facile trovare volontari. Quindi eh, facciamo sì, esatto. un appello se ci sono dei volontari in zona, naturalmente affidabili, che piacciono al sacerdote, che piacciono magari anche alla confraternita, perché tutta gente di qui così dice mia cu game foresto che lei forest. No, siamo tutti tranquilli, persone come si deve c'è pieno, se ci siete fatevi avanti vabbè, perché vabbè sarebbe vabbè. davvero una cosa molto bella. Grazie davvero di questa accoglienza dopo la pausa in quella di Sant'Olcese sotto i forti e poi ancora conclusione dalla ruta di Camogli e dintorni. Non soltanto Levante Genovese, Sergio Rossi, ma il momento di raccontare un qualcosa fuori del comune, almeno per noi, è arrivato. Ed è arrivato subito alle spalle di Genova, grazie a questa protagonista che si chiama Giovanna Zoppi. Siamo a Trinsasco, a metà dunque al confine tra Sant'Ulcese e Genova. E Sergio Rossi, di robe strane ne vediamo, ma forse gli strani siamo noi a non conoscere uno sport che sta dilagando. Evidentemente, no, io non ne sapevo niente, assolutamente no. Per raccontare uno sport, una visione di vita, un qualcosa che va raccontato a tutti, intanto si chiama come? Bike Joring. E sarebbe? Allora, è un'attività un che ne deriva dallo sled Dog, che è la, la slitta e tutto quello su neve, e veniva usata eh, per allenare i cani durante il periodo in cui non potevano allenarsi su neve. Mm, questa attività fa parte del Cani Cross, che è praticamente la corsa col Cane, ma il cane racchiude tre attività: la corsa col cane, la bici col cane e lo scooter col cane. Evidentemente, in questo caso, Giovanna si occupa di bici e cane. Bici col cane, che si chiama bike joring con ordine, Sergio Rossi, perché qui bisogna mettere in fila un po' di cose. E... Ripeto, Giovanna è ad altissimo livello, sogna il mondiale, sei l'unica a Genova? A Genova sì, eh, sto cercando di eh, far conoscere questo sport proprio per avere anche più compagnia, qualcuno con cui allenarmi, perché a Genova per ora ci sono solo io e la Francesca che fa il, con l'altro mio cane, però diciamo solo noi che eh, voi forse intravedete nelle immagini e che supporta eh, Giovanna in tutto quello che è necessario per una preparazione così importante di una disciplina eh, extra continentale, perché arrivate sul campo di gara, come abbiamo visto, con un furgone, con le attrezzature del caso, non è un gioco da quattro soldi. Assolutamente no, tutto deve essere fatto bene, in regola, soprattutto per tutelare la salute del cane, motivo per cui ci sono tutte le attrezzature idonee che vanno eh, a tutelare la schiena, eh, a tutelare gli strappi e quindi abbiamo una linea ammortizzata, eh, dei veterinari che si occupano sia prima delle gare che durante tutta la, l'attività la, agonistica, della salute del cane, della, dei trattamenti osteopatici. Abbiamo proprio tutto che serve a salvaguardare cane e anche persona. Allora Sergio Rossi, tocca a lei perché gli elementi sono davvero tanti, a iniziare appunto dalla figura del cane, dalla chiarezza necessaria su uno sport che taluni possono pensare metta a dura prova il cane, eh, privi di sensibilità adeguata all'animale e poi tutto il resto che l'ha incuriosita in queste prime battute in cui abbiamo seguito Giovanni. Ma tanto stiamo continuando a parlare del cane, dovremmo dire che cane, perché io questo cane... Mh, ho capito che ci sono tanti aspetti di diverse razze, ma non sapevo fosse una razza. E invece allora, mi ha spiegato che è una è razza. È una razza che in Italia non è riconosciuta, eh, è stata selezionata eh, in Norvegia. Infatti, sua mamma è stata presa in Norvegia da una delle, delle più grandi allevatrici, che si chiama Lena Bolsen, che eh, ha iniziato a selezionare questa razza un sacco di tempo fa. Eh, si chiama Greister. Eh, praticamente parte dal, dal bracco tedesco e, e la seleziona insieme al greyhound per dargli delle gambe affusolate, della velocità insieme alla potenza e alla resistenza del bracco tedesco. Quindi, questa razza è la migliore per queste gare. È tra le migliori, ci sono diversi tipi di razze, tra cui gli Eurohound e gli SD, che sono gli European Slid Dog, eh, che sono praticamente eh, dei, sempre delle selezioni tra incroci tra Greiser e Eurohound eh, che hanno più del, dei, dei cani nordici. Però voi dite. Eh... Qualsiasi cane va bene, quantomeno per divertirsi? Assolutamente sì, diciamo che loro vengono utilizzati soprattutto nella parte competitiva e agonistica. Io ho altri tre cani che sono eh, un Segugio, un Dratar e un Pastorello, e tutti e tre si divertono tantissimo. E fatto ovviamente in maniera meno competitiva, e tutelando sempre e rispettando la loro velocità, il loro desiderio di tirare e tutto quanto, ma non, credo di non aver mai visto un cane che non si diverte a correre e a correre insieme al proprio padrone. Ecco, arriviamo lì, Sergio Rossi, Se al concetto di divertimento. Qualcuno può dire, beh, insomma, eh, la raccontate così. Lei che è padrone di un cane, cosa pensa? Io non devo pensare, io devo osservare. Se penso, prima di osservare, vuol dire che già ho un'idea preconcetta, e cioè che parto dall'idea di sapere già cos'è. Io so che mi sono formato un'idea ma soprattutto ho guardato il cane quando lei ha attaccato il cane e non so se, lo, se da casa si è visto come il cane ha resistito per due minuti in silenzio poi a un certo momento quando lei si è messa in una posizione che dava l'idea di essere una posizione di partenza il cane per due momenti ha cercato di partire ha cominciato a guaire perché ha voglia di andare quindi questa roba che il cane è maltrattato Secondo me, se lei lo maltratta, lo maltratta perché lo maltratta, ma non per quello che gli fa fare, anche perché ci spiegava. Che le competizioni sono fatte perché si pedali, quindi non si sfrutta solo la trazione del cane, ma si deve metterci del proprio e soltanto quindi, in determinati mesi dell'anno. Assolutamente sì, perché bisogna comunque sempre appunto tutelare il cane eh, e quindi eh, bisogna stare attenti al calore e alle temperature. Però questa concezione a cui facevamo cenno con rossi c'è anche nei vostri allenamenti di qualcuno che vi guarda con perplessità per non dire contrarietà. Ahimè, purtroppo sì, ho, ho anche litigato diverse volte in cui mi hanno urlato di tutto, dicendomi che maltrattavo il cane, che lo sfruttavo e tutte queste cose qui. Ma come spiegavo a voi, il cane sta davanti, quindi è lui che decide la velocità, è lui che decide se ha voglia di correre, è lui che decide se ha voglia di camminare e tu gli vai dietro e quindi assecondi le sue velocità rispettandolo. Quindi il maltrattamento, ovviamente, è impensabile, perché non è il cane che viene attaccato dietro e viene trainato, è il cane che sta davanti. E decide cosa fare, come, come fare e, e come divertirsi. Come detto Sergio Rossi vuole dire qualcosa anche lui, ovviamente. Eh, noi siamo al Diamante. Siamo in una delle zone più belle di Genova sotto la ferrovia Genova Casella, che speriamo possa ritornare in funzione, ma tra le difficoltà di Giovanna, anche quella di Terreni ad hoc. Perché spiegava questo piuttosto che Saravalle Scrivia e poco altro in Liguria. Beh, intanto lei spiegava che queste gare per le quali si deve allenare, sono gare sui 3-4 km, 4 km, 7 km. Ecco, e poi sono gare di solito in, su terreni abbastanza piani, quindi eh, per simulare la gara immagino che oltre a tutto il resto, perché il cane deve soprattutto sapere eh, ascoltare i comandi del, del proprietario, oltre a quello bisogna allenarsi su un territorio che sia più o meno simile a quello delle gare, quindi è normale che lei cerchi zone di no. quel genere. Quindi stai cercando nuovi campi di allenamento. Eh, trovarli. Io a Genova ho provato anche a chiedere a chi magari corre che frequenta anche altri posti, ma non sono riuscita a trovare qualcosa al di fuori di questo perché, ehm, appunto, mi serve un terreno abbastanza piatto, ovviamente non cemento che è vietatissimo per le zampe del cane, ma deve essere uno sterrato e, e quindi io non sono riuscita a trovare molto altro, anzi se qualcuno ha delle idee che me le dica pure, perché io per andare a fare velocità col cane e quindi eh, andare a velocità decisamente elevate sono dovuta andare a Serravalle Scrivia in cui c'è un, un posto dove non ci sono pietre, è molto più largo, c'è molta erba, il terreno è molto più morbido perché qui a Genova non ho trovato nulla. Almeno una volta a trasmissione compare sempre Montoggio, compare anche questa volta, Sergio Rossi. Beh, potrebbe darsi che ci sia una strada che dalla parte terminale di Montoggio va verso Casella. Sono d'accordo. È uno sterrato in piano. Può darsi che sia un posto dove lei può andare, magari fare un sopralluogo e vedere. Come facciamo a seguirti e soprattutto a tifarti verso il mondiale? Quando sarà il mondiale? Allora il mondiale sarà a ottobre, io ho, diciamo, mi sono candidata e ho fatto i tempi perché per accedere al mondiale tu dovevi fare agli italiani che sono stati domenica scorsa, dovevi fare un tempo per qualificarti, io questo tempo l'ho fatto abbondantemente ma eh, non solo io e anche tanti altri atleti sono riusciti a fare il tempo richiesto, quindi eh, ci sarà in base ai, ai posti disponibili che si sapranno più avanti una selezione e una rappresentativa nazionale che andrà a fare i mondiali a ottobre io spero di esserci tra l'altro e... sei poco agonista pochissimo <ride> diciamo che purtroppo vivo di agonismo e per fortuna ho la birra che mi asseconda in questo e spero di esserci saranno in Germania, all'EIPA alla fine di ottobre Bici molto leggere, poi sentiamo le ultime considerazioni e chiudiamo con Sergio Rossi. Come raccontare invece questa attrezzatura, questo equipaggiamento? Allora, abbiamo un'antenna che fa sì che questa linea non vada da, da, sulle ruote e quindi tuteli sempre cane, ruote e tutto il resto. Questa linea che è ammortizzata che serve per far sì che eh, il cane non abbia degli strappi alla schiena e nemmeno tu perché comunque uno strappo potrebbe farti cadere. E questa linea viene attaccata in questo modo. Attenzione che non parta il cane con la bici dietro perché si, viene attaccata si in questo modo e, e il, il, il cane praticamente ha una pettorina sempre fatta apposta eh, che, che va a coprire tutta la schiena e si attacca nel fondo schiena, sempre per tutelare la sua schiena. Senti, ok? Il eh, rossi. Eh, il podista. Ok, il ciclista. Non c'è chiara, quella dello scooter. Lo, lo scooter Joring, che è un'altra una, un sempre attività del canicross, è praticamente un um, monopattino di quelli enormi. Eh, con ruote da 29 come la bici almeno davanti, dietro 26 o 29, in cui il cane ha sempre questa antenna, sempre questa linea e viene attaccato. E il, 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 è un po' tipo il footbike, eh, praticamente il, il cane traina questo scooter grosso e il proprietario praticamente eh, pedalando, diciamo, non pedalando, con, eh, con il piede eh, a terra, spinge il, eh, lo scooter. Per no, cercare... Pensate al motore in sostanza. Eh, con il monopattino da bambini. Il motore è sempre la persona. Infatti, diciamo il bello di questo sport è che ci si deve aiutare. Il cane aiuta te, e tu aiuti il cane. Più tu aiuti il cane, più il cane può aiutare te. La chiuda, Rossi. No, Aspetta, ehm... Giovanna. Eh? No, io stavo pensando che è una meraviglia questo cane. L'unica cosa dico è: secondo me, se vi avvicinate, vi piace questa idea, eccetera, e avete un cane, vi piace andare. Avvicinatevi, magari chiedete informazioni su questo sport. Eh, sconsiglierei di provare a farlo senza saperne niente, cioè, uno dice mi compro la cosa lì, gliela met... sconsiglierei perché vedo che, eh, anche se lei la fa passare per semplice, il cane, per esempio, come siamo arrivati, lei gli dice stop, si ferma, eh, ha, ha moltissime attenzioni per il cane, quindi. Lo si vede, io da, da uno che non sa niente di cani, ma che ha un cane, quindi è appassionato del, del, del proprio cane, gli vuole bene, ho capito che c'è innanzitutto la prima cosa, un rispetto, un'attenzione e anche un'affinità fra il padrone e il cane, che se non c'è questa roba non la puoi fare. Certo. Giovanna, grazie, in bocca al lupo e ti seguiremo sui social evidentemente. Sì, grazie e viva il lupo e speriamo che vada tutto bene. Grazie davvero e viaggio in Liguria, evidentemente anche questo, il nostro viaggio continua, in bocca al lupo a chi rappresenta Genova e la Liguria nel mondo con uno sport poco conosciuto ma in grande evoluzione. Tornati nel Levante genovese, Sergio Rossi, siamo sulle alture di Santa Margherita, ma negli occhi ancora per alcuni istanti le immagini di quella ragazza e dei suoi cani, davvero un qualcosa di incredibile. Sì, bello, davvero una cosa strana che poi a pensarci non è nemmeno così strana, perché in effetti il fatto che d'inverno corrano con le slitte ed estate dovessero allenare i cani, ci sta tutto, ecco. Cross Italia XEN, è questa eh, la eh, dicitura corretta del soggetto che organizza le competizioni che abbiamo raccontato in bocca al lupo davvero a Giovanna anche per cercare nuovi sponsor, perché raccontava fuori onda che è totalmente a zero. È totalmente a zero, però parteciperà probabilmente. Speriamo, glielo auguriamo al campionato del mondo, quindi secondo me. E con una buona ricerca chissà noi vogliamo provare a lanciare questo messaggio, penso che sia un bellissimo messaggio e sia una cosa che magari merita di essere sponsorizzata. Dai forti di Genova al Levante genovese, dove per la precisione, dove siamo qui? San Lorenzo della Costa, Comune di Santa Comune di Santa Margherita Ligure. Padre e figlio, il figlio si chiama? Fabio. Il padre? Italo siamo qui, Sergio Rossi, per raccontare un'altra di quelle storie che piacciono a Viaggio in Liguria, in una puntata dedicata alla ruta di Camogli, a San Rocco, ma appunto anche a queste alture eh, San Margheritesi, nel nome di una bestia specifica. Sì, è una, una bestia che potrebbe sembrare un po' insolita, che credo, io, io credo si chiamino bovini delle island, eh, che provengono naturalmente dalle terre alte della Scozia. E come sono arrivati a Santa Margherita? Chi lo chiedo? Al padre? Bah. È stato un attimo che le avevo viste da qualche parte, non so dove, mi dicevano che mangiano tutto, tritano tutto, non mangiano la corteccia agli alberi. Per me la base di tutto è salvare la corteccia degli, de, degli olivi. E le capre non le puoi molare, gli asini te le mangiano e le proviamo, proviamo con due di quelle lì. Abbiamo preso due, e poi adesso siamo arrivati alle 11, 9, 11, quanto eravamo abbiamo ridotto per il fatto del costo del, del pieno e tutti eh, però la pulizia sotto gli olivi io da quando ci sono quelle lì il cespugliatore praticamente non li ho più portati quindi il pregio principale è la pulizia l'unica cosa pulizia. perché poi come crescita sono animali a crescita lenta sono animali che non capisci quando vanno in calore se ci metti il maschio se. rimangono eh, piccoli rimangono piccoli perché è un animale l'ultimo che abbiamo tolto tre anni era 100 kg per mesena eh, purtroppo io devo mangiarli, se vivono loro muoio io qui, dobbiamo metterci d'accordo. e allora eh, però dopo tre anni hai quinta, 150 kg di carne non è che la resa sia <ride> però va bene la così perché pulizia nelle fasce bisogna fare un'economia generale della bestia io ho ridotto il discorso del vece a zero praticamente perché passi Mezz'ora giri tutto il territorio per, per tagliare se c'è un cespo di rovo che non riescono a mangiare perché è troppo grosso. Se no, come escono, tritano subito. E perciò il terreno è pulito. Ed era compresa. Ed era, ed era, ed era compresa. Ma poi c'è un discorso anche di qualità: all'interno di un'azienda agricola che ha sì gli animali, ma anche l'agriturismo, nonché le camere, chi si occupa della cucina, il figlio appunto, ne tesse le lodi anche a livello di carne. È una carne in particolare, è la carne di bovino con il minor rapporto di colesterolo, questo è dichiarato da tutti, eh, su, su tutti gli alberi genealogici e, e tutto quello che è cucina. È una carne difficile, non tutti la, la conoscono e non tutti sono in grado di cuocerla. Certo. Sergio Rossi, questo è il biglietto da visita di un'azienda agricola appunto sulle alture di Santa Margherita che guarda al futuro non dimenticando evidentemente il passato della famiglia. Sì, infatti ci raccontava il signore che loro sono qui praticamente da 100 anni come famiglia, se non sbaglio, praticamente perché l'azienda agricola in sé è nata con mia nonna nel 22, penso 2022 quegli anni lì hanno anni lo, lo scorso anno quando hanno cominciato a. Leggisperare un po' su, su queste strutture. Poi è passata in mano mia moglie, la nonna, prima, prima la nonna, prima mia mamma, poi mia moglie e poi adesso il figlio. E oggi c'è la porta appunto della cucina, quali piatti che senti più tuoi? Eh, cotture lente, stufati, zuppe di cavolo, poi in base alla stagione, ogni stagione ha i suoi piatti, con i, con i nostri ortaggi, con la nostra carne. Non soltanto queste mucche che abbiamo raccontato, ma nel resto dell'azienda agricola ho visto asini, Sergio Rossi, ho visto anche altri animali. Sì, la signora ha detto gli asini da compagnia. Anche <ride> le ocche, eh, non... anche la signora avanti. ha detto anche le ocche da compagnia. Ma poi il terreno è davvero ampio, è impervio come sempre in Liguria e ci sono quei muretti che sembrano parlare, no? I muretti, abbiamo visto qualche orto qua e là. E la cosa, la cosa curiosa, però, è che, che vorrei chiedere è. E questa difficoltà di cui parla nel cuocere la carne, che cos'è questa difficoltà? Perché a casa potrebbero non conoscere quel tipo di carne. Allora, eh, è, una, eh, è una carne che va o al sangue o eh, stracotta, stufati, brasati, non ha la, la mezza cottura, cosa che in tanti ormai sono abituati a fare. Questa è una carne difficile, però poi alla fine il risultato lo restituisce. Eh, il risultato è. Apri il cuore, ah, allora vedi. 70 primavera per il papà. Se 71. posso dirlo, 71 71, eh, 71. un po' un'icona nel mondo dell'allevamento, nel mondo della ruralità genovese. La domanda è quella di sempre: ne vale ancora la pena? No, no. secco così da andarsene no. a casa? No, no. da andarsene a casa subito. Io arrivo da una famiglia di allevatori perché mio nonno è stato aveva la, nei tempi andati. Qui c'erano le stazioni di Monta Taurina. Ogni quartiere aveva un punto. E mio nonno dal 22 al 52, 1922, ha tenuto la stazione di monta. E allora, praticamente, ogni casa che di allora aveva come minimo una mucca e una capra nella stalla, o cioè se non due mucche. Il, il lavoro c'era, ecco, oggi i tempi sono diversi. Santa Margherita, per esempio, viene accostata quasi unicamente al lusso, eh, 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 ma non c'è solo quello. Ci siete voi, qualcosa, però bisognerà dire a questi ragazzi che a loro volta ho visto hanno tre bambini: <ride> tanto coraggio, tanto coraggio il tuo futuro. Come lo vedi? Uh, devo mettere il filtro, uh, beh, non lo vedo troppo bene. Non è semplice. Però cambieresti la tua vita con un posto fisso? No, <ride> assolutamente no. Finché resisto rimango qui. Però scusi, io le dico una cosa, ma fra tutti e due. Ma eh, abbiamo visto un ragazzino sveglio, molto educato, ma altrettanto sveglio. E se il ragazzino dicesse, no, no, sai cosa? Io da grande voglio fare l'agriturismo. Lei cosa gli dice? O l'allevatore. No, no, no. Da diciamo grande di deve fare ma... tutto quello che vuoi. Che si sente di fare perché impedire o imporre a qualcuno una cosa non va mai bene. Io con lui non l'ho fatto, penso che possa dichiararlo. Io ho fatto la mia vita come mi è piaciuta. Io sto sono cercando qua, di fare lo stesso. Sono qua e basta. loro devono fare lo stesso perché sennò, se no, loro... se vincoli una persona a un, un calendario o a, o a un, una, orario. un pass, come si dice, lascia perdere. Allora. Chi decidesse di venire qui nel fine settimana per capire i segreti di queste bestie, magari con un bambino, con una bambina, per eh, farli vedere e fermarsi a mangiare sapendo di respirare l'aria vera, l'aria di un tempo, delle alture di Santa Margherita, non l'aria magari ingessata della modernità, eh, come deve fare? Chiamarci almeno un giorno prima perché dal pane in poi la pasta faccio tutto in base ai prenotati che ho, perciò mi serve un minimo di preavviso e poi venireci a trovare. Però volendo potrebbe anche fermarsi a dormire? A dormire. Eh. E consiglieresti invece di tenere queste vacche? <sess> Me e lo chiedo... È contesto. Non, non sono per tutti. Eh. Okay. Tanto per salutare i nostri amici. Questa è <susurra> una cabanina. Ma questa 100 volte. <ride> perché? Lascia perdere la cabanina Con tutto il rispetto per una razza che... Che è e, nostra. E ma... smettiamola, non parliamo. Perché se no, quelle da Valdaveto mi conoscono e... Rompiamo, vogliono, rompiamo il rapporto, <ride> no, mi vogliono tanto bene. Ma eh, non ho visto un sì convinto uh, su questa questione. Lui diceva dipende dal contesto. Allora, intanto adesso tutti sono convinti che la capretta, l'asinello la, la, eh, ti tengono pulito il treno, non è vero? La mucca, non è, me l'ha chiesto due sere fa: se come si fa? Se la mucca sono bestie che sono sono russi che mangiano tutte le mie bestie non hanno mai visto un chilo di mangime quelle lì sono sane l'avete visto però quando è finita l'erba continuano a mangiare e, se, e non puoi pensare che sia un giocattolo che lo chiudi là e poi quando c'è di nuovo l'aero, lo tiri fuori e mangia di nuovo. Sarge, se noi cerchiamo sempre di metterci il sorriso, di raccontare le situazioni ma con verità. il buon umore, facendoci scudo anche delle persone manifesto come il Signore, però i problemi ci sono. I problemi del fieno, per esempio, di cui tante volte abbiamo dibattuto, alle porte di una primavera che qualche meteorologo dice porterà a pioggia ad aprile, ma se così non dovesse essere... Ragazzi. Ma intanto siamo, abbiamo ereditato... L'annata scorsa che già era carente d'acqua, adesso abbiamo bisogno di recuperare qualcosa per riempire i vuoti di prima e quelli di adesso. In più abbiamo il fieno che è arrivato a delle cifre incredibili, i terreni che comunque sono stressatissimi. E nel contempo abbiamo tanti territori dopo che non si è fatto niente, non si è fatto niente per la peste suina, zero, non dicano che le recinzioni sono qualcosa, tutti il più scemo degli scemi sapeva che non servivano, noi l'abbiamo detto, abbiamo detto non servono secondo noi, forse non sono servite. A questo punto ci troviamo anche con i terreni cacciati per aria che come sanno quelli che li usano, se vai a tagliare l'erba lì non la puoi tagliare, viene male e in più rischi di spaccare le macchine. quindi L'anno prossimo non è facile? Che primavera sarà, che estate sarà? <ride> Incrociamo le dita, eh. non uh, ci sbilanciamo. Se io penso come pensavano io, il mio nonno e il mio papà, a lui non darvi, aspetta un chè, e dicevano che quando fa la luna che piove, il mese può darsi che piova, ma se fa la luna con questo tempo, e tutti, lo so che tutti mi dicono ma non pianti mica nella luna, pianti nella terra. Ma la luna, luna, per la luna me dice qualcosa, cosa dice quindi? Quando venite da queste parti, a poche decine di metri, a poche centinaia di metri dalla galleria che divide di fatto Santa con, eh, camogli. con, con camogli, il piatto che cercate è che consigliate? Zuffati, zuppe di cavolo, ravioli, taglierini con sugo di Islander. Certo. Di tutto e di più, e poi questa cartolina che vi regala Massimo Fonasier. Eh, Salutiamo quelli che sono là. Sì. cosa che dimmo? Grazie, e arrivederci. Grazie, a presto. E du Nervoso che ti gengo e di un'Inter. Oh, no, 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 lo c'ho perde. <ride> lo filtriamo. Colpo, dopo. colpo di è un casino. No, 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 no. Il no. nostro viaggio non è ancora finito. Prossima tappa dopo la pausa, un po' più vicini a Genova. <music> la trasmissione del bello, potremmo chiamarla così, Rossi. E come? La trasmissione della Liguria è bellissima. In conclusione di questa cavalcata, che ci ha portato a Ruta di Camogli, a San Rocco, ma anche sulle alture di Santa Margherita, senza dimenticare la pagina sportiva dei Forti di Genova, siamo a Sant'Ilario, quindi nuovamente nel comune di Genova, in compagnia del signor Rinaldo. Per raccontare nuovamente un piatto della tradizione abbinato a una cultura di questa azienda agricola, di questo agriturismo in un posto incantevole, Rossi. Eh beh, direi di sì, penso che da casa si capirà benissimo quanto incantevole sia questo spazio. Abbiamo scelto che fosse qui la chiusura, ma rimanendo ancorati alle nostre tradizioni. Voi siete un'azienda agricola che offrite ovviamente eh, ristoro nonché camere, ma puntate anche con i vostri animali a formaggi e piatti di qualità. Iniziamo dalla destra, iniziamo dal formaggio. Il formaggio è un primo sale e generalmente lo facciamo in questo periodo proprio perché eh, c'è il momento delle basane e eh, quindi è un formaggio che si accompagna molto con, con questo tipo di ortaggio. Ci è capitato anche in passato di vedere la lavorazione Sergio Rossi, ma come la spieghiamo a chi guarda da casa? E niente, è, una, è il tipo di formaggio più semplice che si possa fare. Basta portare il latte a 36 gradi di temperatura. Dopodiché si aggiunge il caglio. Dopo mezz'ora si rompe la cagliata e si tira su, poi il, la cagliata nelle fustelle. E il formaggio praticamente è pronto da subito. Sempre per chi lo sa fare. Aggiungere la Sì, lei. certo, per chi lo sa fare. Beh, eh, certamente eh, io lo racconto facilmente, però non è una cosa difficilissima da fare. Ecco. Certo. Poi, in questa azienda agricola che guarda al mare l'esplosione della primavera, l'apertura della piscina interna, ci sono diversi animali, cosa soprattutto? Abbiamo delle mucche da latte, abbiamo delle capre, delle pecore, e naturalmente conigli, galline, anatre, tacchini e quant'altro che, che vanno poi a finire sui piatti dei commensali quando vengono. Come questo coniglio, appunto, Rossi, e poi sentiamo anche la sua che ne ha visto e osservato la preparazione. Come si fa dalle parti vostre, dalle parti di Sant'Ilario, il coniglio e la ligure? Il coniglio e la ligure. Eh, sì. Si prende un coniglio, si fa rosolare a tocchetti in un po' di cipolla con l'olio extravergine naturalmente, e si fa andare una mezz'oretta, dopodiché si aggiunge un tritato di rosmarino con uno spicchio d'aglio, un, um, un pugnetto di pinoli, delle olive snocciolate e un... E si, fa, si trita il tutto e si mette poi ne, nel, nel coniglio si mette di nuovo nel forno per un 10 minuti e con l'aggiunta anche di un po' di olive col nocciolo dopodiché il coniglio è pronto da mangiare hai capito Rossi se non fosse chiaro c'è qualche variante che hai notato rispetto a piatti più dell'entroterra? Ma no, nel senso che per esempio, questo è un modo singolare, non tutti lo passano al forno. Invece, questo signore lo scotta praticamente nel, nella cipolla con l'olio e cipolla, come diceva prima, l'abbiamo visto, e poi inserisce gli altri ingredienti, lo mette al forno e quindi è un tipo di cottura che intanto assicura da subito la parte interna morbida, perché scottandolo si mantengono gli umori, e poi dopo il forno fa il resto con la rifinitura, diciamo. Sapori di primavera, sapori di Liguria, il tutto abbinato a un altro vino evidentemente dell'estremo Levante Ligure. Sì, è un vino de, delle cantine Bosoni, che io reputo, reputo si accompagni benissimo a questo tipo di piatto. Sergio Rossi, guardando qui è difficile trovare qualcosa di eh, fuori tono. Per esempio, il suo occhio, sempre attento ai dettagli, è caduto su quel forno in via di costruzione. No, quel forno era molto singolare perché i due signori che lo stavano costruendo mi dicevano di averlo fatto usando una sesta di legno fatta da loro che poi eh, invece che togliere bruciano direttamente quando il forno si è asciugato. Quindi. E a volte queste cose in antichità si facevano usando una, 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 diciamo una sesta fatta con la sabbia bagnata, cioè si faceva la volta di sabbia, dopodiché sopra si poggiavano i mattoni, si fissavano sopra il cemento, la calce o comunque il cemento quello refrattario e alla fine si svuotava. Allo stesso modo, questo è un modo singolare. Poi eh, diciamo che e mh, certi muratori albanesi sono bravissimi in queste cose nei muri a secco e questi due signori mi sembravano molto bravi conferma confermo confermo sono due ragazzi meravigliosi nel loro lavoro Senta, ma a gente come voi qua, da queste parti succede mai al mattino di svegliarsi col piede storto o può succedere poi si guarda lì e tutto va a posto com'è? Eh, sì generalmente sì succede che guardando il panorama vada tutto a posto, però non sempre così, <ride> però insomma è un, no bel, è un bel vedere. Via. Sergio Rossi, abbiamo iniziato questo viaggio con quelle boragini sotto la terrazza splendida dove abbiamo raccontato la caponadda, le boraggini sono anche a Sant'Ilario evidentemente. Eh beh, ma le boraggini è un'erba strana, quando comincia a nascere poi ecco. viene da sola. Quasi quasi a volte per qualcuno è un fastidio perché nasce troppo. Infestante, esatto. Infatti, io inizialmente nella mia azienda le ho seminate e dico la verità, i semi costavano anche una fucilata. Dopodiché, non c'è più stato bisogno di seminarle perché sono diventate un'erba infestante. Ci sembrava giusto chiudere così questa cartolina di primavera di Liguria, come sempre, senza pubblicità ma entrando nella profondità dei piatti, dei colori, dell'umanità che abbiamo trovato. Prima del solito telegramma di Sergio Rossi che chiude le nostre puntate, una notizia tra cronaca e cultura. Perché lo ricorderete, Sergio Rossi qualche settimana fa, quando eravamo a Palazzo Spinola nel cuore di Genova, lanciò un'idea che quella cucina bellissima potesse essere meta dei ristoratori per un viaggio nel territorio. Nella cucina genovese. Ci è riuscito Rossi perché qualche giorno fa i, i cuochi, gli chef appartenenti a Genova Gourmet sono andati ospiti di quella cucina. Sì, un primo gruppo siamo stati per una, veramente una cortesia, eh, una straordinaria cortesia di Palazzo Spinola. Che si è dimostrato all'altezza, veramente all'altezza della, della situazione. Sono stati molto gentili, ci hanno ospitato lunedì mattina, hanno aperto apposta per noi, ci hanno fatto vedere la cucina, ci hanno fatto vedere i documenti legati al cibo. Abbiamo parlato di tradizione, abbiamo parlato di questo legame che si, si deve consolidare fra una, un museo nazionale, nazionale vuol dire che è, è un museo paragonabile a, come gestione a Pompei, nel senso che rientra fra quei musei, e la nostra tradizione diciamo portata avanti e, e, e continuamente alimentata dai ristoratori quindi è nata una bella collaborazione che io sono sicuro che darà buoni frutti e probabilmente ci saranno altre visite come questa anche perché era solo un primo gruppo di ristoratori Forse lo abbiamo sottovalutato ma questo posto così incantevole è ancora a Genova, è ancora all'interno del comune di Genova e allora i foresti come diciamo noi quando arrivano qui cosa dicono? Eh, dicono che è tutto meraviglioso, eh, specialmente le persone che vengono, proprio foreste che vengono da altri stati, rimangono estasiati. E come dicevo prima al suo collega, l'anno scorso abbiamo avuto tantissimi stranieri che sono venuti qua. E... Tutti sono andati via contentissimi. Restano qui o vanno? Rimangono, quando arrivano rimangono qua 4-5 giorni, una settimana. Stanziali o girano Genova, Cinque Terre, ah, e Portofino? Fanno anche delle puntate altrove, però trovando questo posto è difficile staccarsene potremmo mandare Sergio Rossi questa puntata come ulteriore idea oltre ai consigli che questo signore può dare a chi arriva da fuori, ma la domanda è quella che facciamo anche a voi telespettatori, cosa lascia questa puntata? Ma a parte le cose singolari che a volte non si conoscono, tipo quello sport straordinario nel quale c'è questo binomio stra bellissimo fra cane e padrone, molto più intenso di quanto si potrebbe vedere dal di fuori perché è veramente vitale l'intesa fra l'uno e l'altro. Però a parte quello c'è la solita scansione fra cultura, storia, folklore, ambiente, gastronomia del, della nostra regione che davvero non finisce mai di stupire. Poi eh, è una regione bellissima se la guardi col grandangolo, ma anche quando prendi eh, la lente di ingrandimento e ti focalizzi in un posto, qualunque sia, trovi una serie di bellezze una dietro l'altra che a volte incantano anche noi stessi perché noi stessi eh, rimaniamo a volte stupiti di cosa troviamo in giro. Quindi ha ragione lei, secondo me queste, a volte alcune di queste puntate senza, dovrebbe, senza essere presuntuosi dovremmo eh, soprattutto darle agli altri, all'estero, fuori, farle vedere fuori perché sono una bella promozione per noi. In parte ci riusciamo via streaming, ma chissà che non potremo farlo presto in maniera più ingente, ma se lei dovesse dire cos'è Liguria da questa prospettiva che guarda il mare, ma guarda anche il nord e guarda quel coniglio... Qual è la sua cartolina di Liguria? Eh, un piatto di coniglio alla Ligure e poi? Ma io direi tutto quello che c'è. E, e Io parlo che non sono ligure però mm, è dal 62 che sono qua e quindi mi si sono proprio. Di dov'è lei, scusi? Io sono Valtellinese. E, e ha detto fermarsi qua non è una brutta idea, non è un'idea come un'altra? No, no, no. È una buona idea. Vabbè, almeno i muretti ce l'abbiamo anche noi, come loro. <ride> eh, Li sì, condividiamo. Sì, le terrazze sono uguali. Eh, il Monte è sempre il Monte. Grazie davvero di questa ospitalità. Grazie eh. al Cucinoso e al Massimo Fornasier. Come sempre, precisi e puntuali. Ci vediamo tra sette giorni. Allegri.